Salve a tutti, friends, dal vostro Super Corri. Eccoci qua, ragazzi. Formula 1 News. E anche questa settimana troveremo una serie di conferme di tutto quello che dico. Ma sei un complottista, sei uno che si inventa le cose, cerchi di fare ascolti sulle cose sensazionalistiche. No, sono semplicemente una persona che ha un po' di esperienza e che di cose come stanno accadendo oggi ne ha viste parecchie. Ecco perché poi mi permetto di fare dei video. Ma tu lanci accuse? Io non lancio niente accuse, ragazzi. Io dico la mia. Io posso anche dire che per me Verstappen è il pilota peggiore della storia e la Formula 1 è come la WWE. Cioè, non ho capito. Io dico la mia sui miei canali. Poi, se una cosa è accettata, è accettata. Se non è accettata, non è accettata. Cioè, non capisco quale sia il problema. Sono delle mie teorie personali che possono essere anche sia reali che delle cazzate epiche, sta a voi crederci o no. Detto questo, negli anni sembra che le teorie mie, che sono farlocche secondo molti, si stanno realizzando sempre. Amen. Poi magari si realizzano in parte, non precise, precise secondo una prediction. Se io so predire il futuro, ora non stavo qua, ero ricco. Quindi partiamo col dire che, come al solito, invito a iscrivervi a questo a tutti i miei canali. Se volete, lasciate un bel likeuzzo, seguitemi sui miei social. C'è la mia raccolta fondi per la beneficenza, l'aiuto e il sostegno al canale. Ragazzi, usciranno video specifici per gli abbonati. Sto pensando pure, probabilmente, alle news di domenica, di farlo uscire la mattina. Facciamo Formula 1 News Extra per gli abbonati e la sera facciamo uscire per tutti. Cioè, vi ricordo, Instant Gaming, giochi scontati fino al 90%, gift card, abbonamenti e prevendite. Trovate il link in descrizione, entrate e cercate quello che vi può servire. Perché? La prima notizia è che Red Bull abbandona i costruttori, Marco. Priorità a Max, alle sue chance da titolo. Che vi ho detto io, ragazzi? Che vi ho detto? Che la Red Bull punta al mondiale piloti, come ha fatto anche nel 2021. Questa è la parata, ragazzi. Il mondiale piloti, che per un team come la Red Bull, che non ha una produzione di macchine stradali, è la priorità. Che vi ho detto io? Secondo me, alla fine, il mondiale piloti se lo vince sicuro Verstappen. Faranno di tutto per fargli vincere il mondiale piloti. Questa, ragazzi, è sempre così. Perché se vai a vedere nel blasone generale, il mondiale piloti è quello che è più importante. Però, soprattutto poi per un team come la Red Bull, che non è un costruttore, allora dici col mondiale costruttori mi faccio bello davanti ai clienti e al mondo intero. No, il mondiale piloti è il più importante. La Red Bull proverà a vincere quello, proverà. Sono sicuro che vincerà quello, ve l'ho detto pure ieri. Quando ho criticato Red Bull e Verstappen, vi ho detto, secondo me sono ancora loro i favoriti per il titolo mondiale piloti. È difficile che la McLaren li riprenda. Punto 1 perché poi lo vedremo. Punto 2 perché fa troppi errori. Io sono certo che la Red Bull comunque delle buone prestazioni a fine stagione le farà di nuovo. Tornerà a essere competitivi in alcune gare. Quindi punterà quel titolo là. Andiamo a vedere. È ancora il test al mondiale. Costruttori, ma va quando il 99% si consumerà il sorpasso da parte di McLaren. La Red Bull è in crisi e lo sarà fino all'arrivo in calendario del Gran Premio di Austin. Questo significa che i prossimi due GP saranno due tappe difensive nei confronti di McLaren. Ma secondo quanto lasciato intendere da Helmut Marko, la priorità al momento del team austriaco è assicurarsi il mondiale piloti con Verstappen, non i costruttori. Non stiamo performando. Ho fatto i complimenti alla McLaren per i risultati perché non sono negativi per noi. Max ha ancora 62 punti di vantaggio. È chiaro che se questo è l'andazzo, diminuiranno velocemente. Dobbiamo dare a Verstappen la macchina più veloce e guidabile possibile, se no tutto è possibile. Prima di Austin non riusciremo. Perez non sta guidando male, è solo più lento. Le priorità al momento sono consentire a Max di vincere il quarto mondiale. Ve l'avevo detto, ragazzi, quello che già avevo previsto. Red Bull punterà su un titolo mondiale piloti, come ha fatto già nel 2021, sbattendosene in generale di quello costruttori, perché per uno che costruisce, per uno che vende lattine, può assolutamente essere bypassabile. Ve l'avevo detto che si sarebbe andata da quella direzione. Andiamo a vedere perché Berger ne è certo. La crisi Red Bull nasce dalle liti inizio anno, ecco qua. Ora, non so che ha detto Berger, ma è quello che vi ho detto ieri. Le liti di inizio anno hanno creato casino. A inizio anno si diceva che non importava se la Red Bull fosse spaccata internamente in due: l'ala thailandese che appoggiava Horner e l'ala capeggiata da Helmut Marko e Verstappen, che tanto vinceva lo stesso. A 6 mesi di distanza, la scuderia anglo-austriaca trema come non mai, vedi, mondiali davvero a rischio, con una RB20 in completa involuzione. Secondo l'ex pilota Berger, crede che la crisi tecnica nasca dai litigi di inizio anno. Tutto quello che è successo alla Red Bull negli ultimi 6 mesi hanno lasciato strascichi e cicatrici. Strascichi. Quel pacchetto dominante non è più tale. Forse è buono per un secondo, addirittura un terzo posto mondiale. Verstappen solitamente riesce sempre a performare meglio del valore della macchina, tirando fuori le castagne al fuoco. Ma anche
Lui questa volta non è riuscito a fare niente, perché non è vero. Perché Verstappen oggi non riesce a fare il fenomeno come tutti pensavano facesse prima? Perez è il vero segnale di quanto è potente la macchina. No, semplicemente Verstappen oggi non fa più il fenomeno perché non è un fenomeno. È un ottimo pilota, è anche un campione rispetto a tanti altri, ma non è un fenomeno. Quando la macchina era dominante e ci avrebbe vinto chiunque con la macchina dell'anno scorso Red Bull, ha fatto il fenomeno. Ora che la macchina è diventata una macchina che comunque è comunque una buona macchina, non guardiamo semplicemente Monza, Verstappen non fa più il fenomeno. Non fa il fenomeno perché non lo è. Non è sto campione sbalorditivo come si pensava, questa è la verità. Però comunque le liti di inizio anno secondo me hanno inclinato pure i rapporti con la FIA, è quello che vi ho detto ieri, non solo all'interno della Red Bull. Però nessuno lo dice perché non lo possono dire. Perez stuzzica Verstappen. Ora improvvisamente anche lui. Sergio Perez non ha esitato a lanciare una frecciatina al suo compagno di squadra Verstappen riguardo alle recenti difficoltà tecniche incontrate dalla Red Bull. Perez che da diverse gare sta affrontando problemi nel guidare una macchina che sembra aver perso la sua competitività, ha notato che ora anche Verstappen sta avendo simili battute d'arresto in pista. Sono ormai diverse gare che mi trovo in una situazione frustrante, ha detto Perez. La macchina non è più al livello a cui eravamo abituati, tanto che sembra essere sceso al quarto posto in termini di prestazioni. Ma ne esageremo, una gara ha fatto il quarto posto. Ma vedi le esagerazioni. Una gara, solo a Monza la Red Bull è stata la quarta vettura in pista di prestazione. Fino a Zandvoort era la seconda, quindi vedi poi le esagerazioni della Formula 1 come mi fanno ridere. Una gara persa, pare che ha finito il mondo. Sempre stata molto più avanti, se no. Mi sono sentito bloccato in questa situazione per 8-10 gare, ma cosa interessante, improvvisamente vedo che anche Max sta avendo problemi simili ai miei. Questo solleva molte domande, ma allo stesso tempo è piuttosto evidente cosa non vada, guardando i dati che raccogliamo in pista. Le parole di Perez sembrano sottolineare una certa confusione all'interno del team Red Bull, che sta affrontando un periodo di difficoltà tecniche, un calo di prestazioni. Ragazzi, ma nessuno pensa che la FIA Red Bull gli ha fatto probabilmente diminuire le prestazioni e li ha costretti a levare parecchi marchingegni che la Red Bull c'aveva sulla macchina, a partire dalle sospensioni attive che si dicevano l'anno scorso. Nessuno pensa a questo. Secondo me la FIA oggi ha chiuso i rubinetti Red Bull e li sta costringendo a correre come gli altri. La Red Bull magicamente ha perso il suo vantaggio. Sempre Red Bull, andiamo a vedere. Verstappen duro, da macchina dominante a mostro. È duro Max Verstappen. Lo è stato nel finale Gran Premio di Monza con quel team radio utile a svegliare il team alle dichiarazioni post-gara, chiedendo alla Red Bull di rimettere nelle condizioni di vincere questo mondiale, anche i piloti, che sta sfuggendo di mano. Ai microfoni dei giornalisti parlando ha detto: in pochi mesi siamo riusciti a trasformare una macchina dominante a un mostro. Prima di Baku dovremmo fare un lavoro immenso per cambiare l'intera auto, che al momento va davvero male. Ma la domanda è: ma può Red Bull cambiare l'intera auto, dato che già inizio stagione portava pacchetti di aggiornamenti come se non ci fosse un domani? Questo mi chiedo io, ragazzi. Può la Red Bull avere tutte queste ore in galera del vento per cambiare la macchina radicalmente? Devi fare un lavoro mostruoso, l'ha detto, un lavoro enorme. Possibile che la Red Bull ha a disposizione tutte queste ore in galera del vento? Boh. Io, ragazzi, sono molto, molto perplesso. Passiamo alla McLaren, perché Stella conferma: Lando favorito per il titolo, ma ecco un'altra conferma di quello che vi dico sempre io. Perché si sta puntando sul non dare ordini di scuderia? Adesso ve lo dico, andiamo a vedere. Andrea Stella è consapevole, per McLaren è più importante vincere il mondiale costruttori che il mondiale piloti. Oh, quello che vi dico da mesi, ragazzi, vi dico da mesi. Quando in Ungheria non è stato fatto vincere Norris che meritava, perché comunque alla fine di tutta la gara era stato più veloce, che vi ho detto io? Alla McLaren non gliene frega un cazzo. McLaren quest'anno gli daranno il contentino del titolo costruttori, perché per una casa che produce auto è importantissimo e ti fa aumentare le vendite e anche i prezzi. Questo sta puntando la McLaren. L'ho sempre detto, nessuno in McLaren sta puntando al titolo piloti, perché secondo me già è tutto prestabilito. A Verstappen gli fanno vincere il mondiale piloti, a McLaren quello costruttore, sono tutti contenti. Per questo intervistato i giornalisti a Monza, ha sottolineato come Norris sia favorito per il mondiale, visto lo stato di forma Red Bull, ma prima sembra esserci la squadra. Vincere il mondiale è possibile, vista la nostra performance e quella di Red Bull. Se riusciamo a ottenere risultati come squadra, riusciremo a mettere sia il team che Lando nella condizione giusta per vincere il mondiale. Dobbiamo essere bravi a capitalizzare le situazioni che arrivano, cosa che non fate mai, perché anche a Monza una doppietta McLaren si è trasformata in una vittoria Ferrari. Boh. Credo quindi che sia un esercizio utile per noi rivedere specifiche della gara del primo giro, sperando di avere altre situazioni del genere. Solo così, avendo due McLaren sempre davanti, possiamo assicurarci il meglio per la squadra e per Lando. Sì, ma è colpa vostra, ragazzi. È la McLaren che sta creando questi danni. È colpa della McLaren, perché pure a Monza il fatto che non si è vinto è colpa della McLaren. Se non facevano fare i casini ai piloti al primo giro,
scappavano direttamente per tutta la gara e chi li prendeva più. Vedi, è la McLaren che si sta giocando queste cose, quindi grandissima macchina. E anche là ci sarebbe da discutere, ragazzi, ma gestione del team pessima da McLaren, ai livelli Ferrari. E infatti andiamo a vedere, Rosberg chiede di svegliarsi, favorire Norris anche se... Andiamo a vedere, Nico Rosberg non ha usato mezzi termini per esprimere la sua opinione sulla strategia McLaren, che attualmente schiera in pista due piloti con pari opportunità, senza un chiaro numero uno. Gli ultimi Gran Premi Norris ha ridotto il distacco da Max Verstappen a 62 punti. A Monza il team di Woking ha avuto una buona occasione per accorciare ulteriormente il gap, e anche in Ungheria, ricordo io. Il campione del mondo 2016, intervenendo al podcast di Sky Sport, ha sottolineato come McLaren dovrebbe iniziare a considerare l'idea di applicare ordini di scuderia. Secondo Rosberg, questo potrebbe fare la differenza in termini di risultati. Quando gli è stato chiesto perché la squadra non ha ancora stabilito una chiara gerarchia tra i piloti, il tedesco ha fornito una spiegazione chiara. La situazione che la McLaren sta vivendo è del tutto imprevista per loro. Il loro approccio storico è sempre stato quello di dare entrambi i piloti pari opportunità, come se fossero entrambi numero uno. Si aspettano di trovarsi in una condizione in cui fosse necessario... Non si aspettavano di trovare una condizione dove bisognava dare ordine di scuderia. È un processo di apprendimento importante per loro e devono riflettere attentamente per capire quale sia la strada migliore per correre, ha spiegato Rosberg. Con le prossime gare in programma la McLaren dovrà valutare se mantenere questa filosofia e adattarsi a competere meglio contro scuderie diverse. Ma non è una filosofia. Non vince un mondiale da 25 anni, non è una filosofia. McLaren deve svegliarsi perché... Ah no, scusa, il 2008. Non vince un mondiale da 16 anni. Quindi non è la filosofia giusta, McLaren deve capire che devi dare ordini di scuderia. Piastri un novellino e aspettare il suo turno, questo è quello che penso io. Comunque andiamo a vedere, Will Buxton distrugge McLaren, fanno cose senza senso, così gettano un mondiale. Chi è Will Buxton? Vi ricordate i vecchi Formula 1 2020, 21, 19, che c'era l'intervistatore, ma sta anche a Drive to Survive, il giornalista quello là... Non so se è inglese o americano, che sta anche a Drive to Survive. Andiamo a vedere, a Sky UK, il giornalista inglese, vedi inglese, Will Buxton, volto della serie Die to Survive, distrugge pezzo per pezzo la McLaren. Rea di barcamenarsi in questo mondiale senza dare priorità al pilota più alto in classifica, ovvero Lando Norris. Vedi come tanti intelligenti si fanno la stessa domanda. Come non fai a priorizzare il pilota che riesce a massimizzare sempre al meglio, ovvero Lando? Vedi, c'ha ragione, perché Norris è quello che ha fatto meglio nell'arco di tutta la stagione. Come fai a non scambiare di posizione Norris e Piastri all'ultimo giro solo per far prendere all'inglese qualche punto in più? È solo un secondo posto, il team prende lo stesso numero di punti, importa davvero nello schema generale delle cose. Quello che vi ho detto io, che vi ho detto il processo della sera? Vi ho detto, ragazzi, cosa sarebbe cambiato in McLaren se avessero fatto arrivare Norris secondo e Piastri terzo? Mi fai perdere un secondo posto a Piastri, capirai, capirai. È solo un secondo posto, il team prende lo stesso numero di punti, non credo, questo non c'entra nulla con il fatto che sia inglese Lando... Vorrei solo sapere... Ah, lui dice che io sono inglese come Lando. Vorrei solo sapere se lotta per il mondiale. Non capisco quello che fa la McLaren. Non lo sto capendo da mesi. Non c'è nulla che ha senso. L'unica cosa che ha senso è che nel contatto di Oscar ci sia una clausola che lo porta ad essere considerato numero uno del team. Per questo Zak Brown continua a dire che hanno due numero uno. Il suo manager Webber in Red Bull è diventato parecchio famoso per odiare lo status di gregario. Forse ha strappato qualcosa nel contatto che dice che devono avere le stesse opportunità ogni volta, ma la McLaren non può aspettare che Piastri sia matematicamente fuori dai giochi per il mondiale per dare priorità a Lando. Devi essere intelligente e devi essere sveglio al momento, non lo sono. Mi devasta questa cosa perché stanno gettando un mondiale e non hai chance per vincere il mondiale ogni anno. Non sai quando sarà la prossima opportunità, al momento si meritano di perdere il mondiale perché non stanno giocando da persone intelligenti. Quello è quello che volevo dire io, quello che volevo aggiungere ora io. Siamo certi che la McLaren l'anno prossimo lotterà per il mondiale o lo farà nei prossimi anni? Cioè, tu praticamente non sei in lotta per il mondiale dal 2008, la McLaren dal 2010, dai. McLaren non è più in lotta per il mondiale, quindi dopo 14 anni c'è un'occasione ghiotta eccezionale e ti stai a fare le pippe mentali, Piastri c'ha poco più di 20 anni, mo' è entrato in Formula 1, lo fai aspettare, come ha aspettato Norris la sua occasione, e gli fai prendere i punti a Norris, se sei un team intelligente. Io se fossi Norris, ragazzi, me ne andrei, gli laverei la faccia alla McLaren, perché non è così che si può valorizzare un pilota. Andiamo a vedere perché finalmente l'XR è il nuovo direttore tecnico per il 2024. Andiamo a vedere che cosa si dice qua. Ferrari ha annunciato ufficialmente la nomina di Serra, che già sapevamo, come direttore tecnico del telaio a partire dal 1 ottobre. Serra, ingegnere francese del 72, entra a far parte del team per ricoprire il ruolo cruciale all'interno della scuderia italiana, riportando direttamente al team principal Vasseur. Nel suo nuovo incarico Serra sarà responsabile di diversi dipartimenti chiave, tra cui... diverse cose, non te le leggo perché sono complicati.
operazioni del telaio, quindi lui si occuperà di tanti aspetti della progettazione della macchina, dello sviluppo. Questa organizzazione rientra nella strategia Ferrari per consolidare la struttura tecnica in vista delle sfide future, il campionato di Formula 1. Parallelamente, Gualtieri continuerà a ricoprire il ruolo di direttore tecnico della Power Unit, riportando anch'egli direttamente a Vasseur. Buono, perché comunque il motore era buono, è meglio che ci sta sempre la stessa gente. Vediamo sto Serra se riuscirà a fare qualcosa. Ragazzi, ho riportato la notizia, ma non so che dire. Ferrari, sviluppi cruciali per la vittoria di Monza. Occhio all'effetto Monaco. La cosa che mi fa ridere a me, ragazzi, sono tutte quelle capre che hanno scritto sotto i miei canali che non è vero che Ferrari ha portato della roba speciale per Monza. Ma è solo un'ala anteriore. Praticamente Ferrari ha studiato un'ala anteriore, perdendo ore in gallerie del venti, investendo budget cap solo per Monza, un'ala che non puoi utilizzare da nessun'altra parte. E questo per la gente non è una svolta, non è investire, portare qualcosa di nuovo solo per Monza. Sì, Ferrari ha perso ore in gallerie del vento e investito budget cap per fare l'ala anteriore. Capito? Solo per Monza, adesso la butti perché non la puoi riproporre. Forse a Las Vegas, ma manco tanto. Cosa vergognosa, punto primo. Quindi, tanta gente non lo capisce. La Mercedes, da quando ha portato una semplice ala anteriore e alcune piccole modifiche, ha cambiato radicalmente la sua stagione da Monaco in poi. E uno dice che un'ala anteriore, che è una cosa fondamentale per le auto di Formula 1, non è un pacchetto specifico solo per Monza. Lo è. Ferrari ha investito tanto tempo e soldi per fare quest'ala solo per Monza. E ora vedremo se ha ancora possibilità di sviluppare durante la stagione. Quindi, non dite le cazzate. È stato un pacchetto studiato pro Monza. Pacchetto che ora non ti servirà praticamente da nessuna parte. La Ferrari, senza gli aggiornamenti portati in questo weekend, non sarebbe mai riuscita a vincere il Gran Premio di Monza. Capito? Capito? Non dite le cazzate. Un pacchetto in parte anticipato qui era previsto per Baku, in parte progettato ad hoc per questo appuntamento. Ah, e mo' gli vedete sto pacchetto lo riesci a reinvestire nelle altre gare. Monza, come Monte Carlo, una pista speciale, all'opposto del Principato, dove serve caricare al massimo. In Italia il ragionamento è scaricare al meglio l'ala che... Cosa che Ferrari ha fatto con un'ala posteriore ripensata totalmente per questa gara. E forse riutilizzabile solo a Las Vegas, vedi? Capirai. Ad essere complicato il circuito di Brianzolo, l'equilibrio tra carico e resistenza aerodinamica. Per questo il fondo nuovo è stato la chiave per la vittoria di Leclerc. Senza questo non si avrebbe potuto pensare di scaricare in questa maniera l'aria. Il carico Ferrari a Monza era simile a quello della Spagna, ma senza saltellamenti. Carico era simile a quello della Spagna. Che cazzo sta di questo? Ma io non lo so, la gente. Ora arriva la parte difficile. Quella della non esaltazione. Come a Monaco, Monza è una pista troppo particolare per essere presa come paragone per il resto della stagione. Gli sviluppi in parte andranno valutati nella loro bontà nei prossimi appuntamenti. E solo Austin e in Qatar capiremo se la Ferrari ha risolto i problemi nelle curve di appoggio. No, te lo dico io già da ora. Ferrari non ha risolto nulla. Potrà guadagnare un pizzichino rispetto a quello che ha fatto prima di Monza, ma secondo me questo è un pacchetto che assolutamente andrà buttato in eccesso. Magari lo utilizza a Las Vegas. E amen. Quindi praticamente Ferrari per vincere Monza e poter dire ai tifosi intanto nel 2024 abbiamo vinto Monza, ha sacrificato probabilmente tutti gli sviluppi piccoli che poteva fare nell'ultima parte di stagione. E andiamo a vedere perché sembra ormai chiaro che arriva Adrian Newey in Aston. La settimana prossima dovrebbe esserci l'annuncio. Finalmente settembre è arrivato, a breve si chiuderà la telenovela che ha visto protagonista Adrian Newey e la sua futura squadra. Voci dal paddock dicono che l'ingegnere inglese non si è fatto sentire nessuna squadra l'ultimo mese poiché è impegnato nelle sue vacanze estive. Ma con molta probabilità la prossima settimana annuncerà la sua destinazione in Aston Martin. Secondo quanto riportato al Daily Mail, Stroll ha fatto vacillare l'ex Red Bull, non parzialmente convinto da Ferrari. L'ingaggio sarà di 23 milioni di euro, 26 milioni di dollari. Sarà pluriennale il lavoro di Newey in Aston Martin, partirà al secondo trimestre del 2025, visto che prima sarà forzata a rimanere fermo per Gardaci. Quindi l'Aston Martin, come avevo detto, anche nel 2025 farà una macchina non competitiva, secondo me. E mangerà la polvere, così Alonso se ne va. Comunque, sembra ormai chiaro che Newey settimana prossima dovrebbe annunciare. Ci sono anche altre notizie, non le ho messe, ma tutti dicono che settimana prossima si annuncia Newey in Aston Martin. Raga, vediamo che succede. Comunque, queste sono le notizie. Fatemi sapere che ne pensate. Ci vediamo nei prossimi video. Whoa, whoa, whoa.